La Ter di Chieti e il Comune di Ortona sono al lavoro per assegnare i primi appartamenti alle famiglie rimaste senza una casa dopo che la palazzina che si trova in piazza 28 dicembre in contrada Fonte Grande ad Ortona ha rischiato di crollare in seguito al cedimento di alcuni pilastri esterni. Attendiamo la dettagliata relazione tecnica, afferma il presidente dell'azienda di edilizia residenziale Antonio Tavani, spiegando che non c'è ancora nulla di certo, ma i primi alloggi potrebbero essere pronti la prossima settimana. Il Comune ha predisposto ovviamente un'ospitalità temporanea, il sindaco nella notte tra il 5 e il 6 ottobre ci siamo sentiti e aveva già avviato queste famiglie parzialmente, volontariamente si erano accasate, fra virgolette, fatte ospitare da parenti, altre invece sono state avviate a strutture ricettive e quel giorno stesso noi abbiamo iniziato il recupero veloce che comunque era nei programmi, ma l'abbiamo smesso di operare sugli altri 26 comuni per concentrare risorse economiche e competenze su 10 alloggi che abbiamo disponibili ad Ortona. Ci verranno restituiti i primi 4 alloggi che abbiamo anche tentato di arredare con delle masserizie che abbiamo recuperato all'Aquila grazie agli uffici del sindaco Biondi, e quindi credo che in questi giorni le prime 4 famiglie possono essere ricollocate in alloggi direi definitivi, in attesa di metterne a disposizione agli altri 6 per quelle 4 famiglie, a questo punto anche per la graduatoria di Ortona. A causa della compromessa stabilità per l'edificio, sotto sequestro su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marica Ponziani, resta alta l'ipotesi dell'abbattimento. Struttura che da un'indagine speditiva veloce potrebbe facilmente non essere recuperabile. Da una parte siamo contenti e anche rassicurati dal fatto che lo svolgimento delle cose hanno permesso a tutte le famiglie di uscire in sicurezza dall'edificio e quindi oggi parliamo di un contenitore vuoto di famiglie. Ovviamente c'è un contenuto che ha un valore affettivo, un valore probabilmente anche economico importante per queste famiglie, e dovremo capire anche proprio in questi giorni se il puntellamento da effettuare sarà un puntellamento che garantirà il recupero di quanto queste famiglie hanno lasciato dentro i propri alloggi, ipotizzando che ben difficilmente, direi, possiamo escludere che torneranno in quegli alloggi.